hanno negato di avere subito pressioni dalla mafia, ritrattando anche quanto in precedenza dichiarato. Richiesta di rinvio a giudizio per 7 imprenditori agrigentini. In quel tempo, il 25 ottobre 2011, è stata l'operazione cosiddetta DNA, perché i 4 arrestati tra Porto Empedocle e Real Monte sono non solo presunti affiliati a Cosa Nostra e fedelissimi a Gerlandino Messina, ma anche parenti tra di loro. Infatti, Domenico Seddio e Salvatore Romeo sono cugini, poi la moglie di Francesco Luparello è prima cugina di Filippo Focoso, fratello di Joseph, e la madre della moglie di Francesco Luparello è cugina della madre di Gerlandino Messina. Il 13 luglio 2012, a conclusione del giudizio abbreviato, sono stati inflitti 7 anni e 4 mesi di carcere ciascuno a Filippo Focoso e a Domenico Seddio, poi 7 anni a Salvatore Romeo ed è stato assolto Francesco Luparello. Il processo d'appello inizia il prossimo 25 settembre. Nel frattempo la direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di 7 imprenditori perché hanno negato di avere subito pressioni ed estorsioni dalla mafia, ritrattando quanto in precedenza dichiarato tra il 2007 e il 2009 ai carabinieri di Agrigento e ai magistrati della DDA. Il prossimo 17 ottobre, in udienza preliminare, risponderanno di falsa testimonianza e favoreggiamento aggravato Domenico Arena, 46 anni, di Porto Empedocle, Lello Burgio, 37 anni, di Agrigento, Salvatore Abbate, 34 anni, di Agrigento, Biagio Abbate, 58 anni, di Porto Empedocle, Marcello Sguali, 40 anni, di Porto Empedocle, Gaetano Fanara, 64 anni, di Favara, e Salvatore Butera, 55 anni, di Porto Empedocle. Tra le pagine delle indagini si legge che il pentito Maurizio Digati ha dichiarato che l'albergo ristorante Madison a Real Monte ha pagato il pizzo a Gerlandino Messina e adesso paga a Filippo Focoso. Luigi Putrone invece ricorda che sarebbero stati Domenico Nicu Seddio e Salvatore Romeo a trattare il pizzo ad una industria empedoclina, che poi ha smentito tutto, segnalando parenti e affiliati da assumere. E su segnalazione di Putrone sarebbe stato assunto lo stesso Domenico Seddio e poi Domenico Falsone, il fratello delle killer, poi pentito Alfonso. Ed ancora Luigi Putrone ha rivelato le estorsioni e i danneggiamenti ai commercianti di pesce Iaria e alla ditta di surgelati Contino. E non solo, estorsione anche ad un dirigente pubblico, Lollino De Leo, a capo dell'ente Acquedotto. Perché, racconta Putrone, pensavamo che soldi ne avesse tanti, come frutto di corruzione. Uno degli imprenditori vittime del racket ha dichiarato ai carabinieri: ricordo che quando ho assunto la moglie di Francesco Luparello, nonché cugina di Focoso, non avevo bisogno di personale. La donna inoltre non aveva i requisiti richiesti per ricoprire la figura professionale per la quale è stata presa.